fratello Ciro Panico della congregazione di Saviano Est ha avuto una bella esperienza presentando l'invito alla commemorazione, invitando le persone alla commemorazione di quest'anno. Sentiamo il fratello Ciro che ci racconta la sua esperienza. Sì, anch'io ho una bella esperienza con l'invito della commemorazione. Facendo di casa in casa ho bussato una porta e uscita la signora. Uscendo la signora gli ho presentato l'invito. E lei mi ha risposto, dice, guarda, ma io ho tanti guai dalla testa. E io gli ho detto, guarda signora, io ho un libro che fa proprio il suo caso. Dice, davvero? Dico, sì. E se lei mi permette, prima che io vado via, vorrei leggere anche una scrittura. E gli ho letto il Salmo 37, 10 e 11. Dopo che ho letto la scrittura, sono andato via. E poi tu sei ritornato a fare la visita. Ci fai vedere com'è andata la visita? Chiamiamo tua moglie a fare da padrona di casa. E ci fai sentire un po' com'è andata poi quando sei andato a fare la visita. Buongiorno signora. Senti, io gli avevo promesso che gli avrei portato un libro. Il libro è qui, ce l'ho qui con me. Guarda, cosa insegna realmente la Bibbia? Poi vede anche lei delle benedizioni che noi possiamo ricevere mettendo in pratica quelle che noi impareremo da questo libro e le benedizioni che noi possiamo ricevere. Poi c'è l'indice, vedi? Qui può trovare la risposta alla sua domanda. Ma qui è tutto interessante, veramente, guarda. Sì, è vero che sono tutti interessanti, vedi, io te lo lascio. Così io ti vorrei dare un consiglio. Il consiglio che io ti vorrei dare è quello di incominciarlo dall'inizio. Così, se a lei ti fa piacere, io ritornerò insieme a mia moglie, così che lo possiamo considerare insieme. Senta, c'è solo un'inconvenienza. L'inconveniente è questo, io lavoro e quindi sono disponibile alle 18 di sera, lunedì. Lei può venire a quest'ora? Sì, verrò dopo le 6 lunedì. Io e mia moglie ne andiamo da lì. E a questo punto... siamo anche curiosi di sapere come è andata a finire poi. Sì, è andata a finire che dopo un paio di giorni sono ritornati sempre insieme a mia moglie, così che appena ho bussato alla porta la signora è venuta a aprire, io ho visto che sulla tavola c'era il libro che io gli avevo consegnato e c'era anche il marito. Così che ci abbiamo presentato con il marito, ci siamo seduti e abbiamo incominciato a fare lo studio. Così ha incominciato a studiare anche il marito, ma... è successa anche qualche altra cosa, vero? Sì, e c'era il marito che io cercavo in tutti i modi di coinvolgerlo, anche a lui, così che anche lui rispondeva. Ma la cosa più bella è che poi, passando un po' di tempo, quando io vado a fare lo studio a questo signore, quando faccio delle domande risponde prima il marito. Ma poi ti ha detto anche qualcosa circa il nipote, vero? Sì. Il figliolo. Mentre stavamo andando facendo lo studio, mi disse, io, senti, io ti dovrei parlare. Ti ho detto, beh, di che si tratta? Dice, guarda che c'è un mio figlio che vuole fare lo studio anche lui. Ti ho detto, va bene. Dice, però, senti che un giovane vorrebbe una persona un po' più giovane. Così che ho preso mio nipote e glielo ho portato e sta facendo lo studio anche lui. Grazie, fratello Ciro. Possiamo dire fratelli, nell'anno 1900